Siamo nei primi anni del secondo millennio avanti Cristo, quando nel cosmo regnavano gli dei e il caos. La terra non era stata ancora creata e le acque primordiali erano mescolate tra loro in un unico grande elemento. Tiamat, la dea del caos, non sopportando la presenza di tanti dei che limitavano ogni giorno il suo potere, incitò alla rivolta tutti i suoi figli. Un esercito di 12 mostri che aveva partorito accoppiandosi con il primo di essi. Solo il dio Marduk si dichiarò pronto a combatterla, chiedendo però come contropartita, in caso di vittoria, il potere assoluto su tutti gli dei. Le altre divinità accettarono le sue condizioni e lo nominarono sovrano assoluto. Per prima cosa Marduk combatté i figli di Tiamat, uccidendoli uno ad uno ed estraendo il sangue del primogenito. Poi passò a Tiamat, finché questa non cadde a terra, esangue, uccisa. Allora prese il suo cadavere, ne estrasse il sangue e divise il corpo in due parti. Con la parte superiore creò il cielo e con quella inferiore le fondamenta della terra. Creò la luna, le stelle, il sole, e affidò a tutti gli dèi i loro posti, ma gli dèi si ribellarono subito. Rivendichiamo il nostro diritto ad un sostegno in cambio dei nostri doveri. Va bene, allora prenderò il sangue del primogenito di Tiamat, lo getterò nel fango e creerò per voi un fantoccio che chiamerò uomo. Ve lo regalerò come vostro servitore. Gli dèi, soddisfatti di avere ottenuto l'uomo servitore, per mostrare gratitudine, cominciarono a costruire al dio Marduk il suo santuario sulla terra. Al terzo anno di lavori il loro regalo fu pronto: la città di Babilonia, capitale del Medio Oriente, la più grande città del mondo, la città delle religioni e dei templi, primo fra tutti, più maestoso ed imponente, il tempio di Marduk. Babilonia, da sempre metafora del male, simbolo dei nemici di Dio, culla del paganesimo, dei vizi, della potenza politica, regno dei piaceri della carne, madre delle prostitute e dell'immoralità, madre dei nemici di Dio, eterna contrapposizione al popolo di Israele e eterna contrapposizione alla Gerusalemme celeste. Gerusalemme. Identificata da sempre con il numero 66, parola di Dio. Ecco, ora provate a capovolgere il numero 66 e tutta la parola di Dio. Provate ad invertire i punti cardinali. Ed immaginate di ricostruire proprio qui in Occidente la gloriosa pianta di Gerusalemme, la sua città gemella. Ebbene, in questa città gemella, mi dispiace dirvelo, ci siete tutti dentro, anzi, ci siete dentro fino al collo. Potrete andare ovunque vorrete nel mondo. Potrete immaginare di scappare via per sempre da questo posto, ma prima o poi, inevitabilmente, vi ritrascinerete qui, oltre il Verbo divino, dentro uno specchio surreale, nella tana del vizio. L'Aquila come Gerusalemme, l'Aquila, la Gerusalemme maledetta, la Babilonia perfetta. La perdonanza. Il concerto in piazzetta. Turilli canticchia. La barba perfetta. Do cazzo sta sciaboletta? L'Aquila è questa, di sciroccati perfetta. E allora, godetevi questa serata e benvenuti all'Aquila. Benvenuti a Babilonia.